Ogni mattina il potente e ricchissimo re di Bengodi riceveva l'omaggio dei suoi sudditi. Aveva conquistato tutto quello che si poteva conquistare e ora si annoiava anche un po'. In mezzo agli alti, puntuale, ogni mattina arrivava silenzioso un mendicante che portava al re una mela e poi sempre in silenzio si ritirava. Il re, abituato a ricevere dei regali molto ricchi, era infastidito da questo piccolo dono e, mentre il mendicante gli voltava le spalle, lo derideva e metteva questa mela nella cesta. Il mendicante però non si scoraggiava, tornava ogni mattino a consegnare al re una mela. Il re lo prendeva e lo metteva meccanicamente nella cesta. Un giorno la scimmia prediletta del re diede un morso a una di queste mele, poi la gettò via sputacchiando ai piedi del re. Il sovrano, sorpreso da questo fatto, fece aprire le mele, e queste mele, che ormai erano diventate tante, che traboccavano anche dalla cesta, e trovò che in ogni mela c'era una perla preziosa. E allora fece chiamare di nuovo il mendicante e lo interrogò. E lui rispose: «Ti ho portato questi doni, sire, per farti comprendere che la vita ti offre ogni mattina un regalo straordinario e tu dimentichi e butti via, perché sei circondato da troppe ricchezze. Questo regalo è il nuovo giorno che comincia». E questo regalo, potremmo dire, è il nuovo anno che comincia. Noi molte volte, come dice anche una filastrocca, mangiamo le bucce e teniamo il resto, e buttiamo il resto. E col nostro modo di comportarsi con le cose, è spesso a volte disincantato, insensibile al fascino, anche al mistero che ci sono nelle cose, e addirittura abbiamo lo stesso atteggiamento anche nei confronti delle persone. Il messaggio del Papa di quest'anno ci invita, nella linea anche del Laudato Si, ci invita proprio a guardare le cose e le persone in maniera nuova, diversa, o in maniera giusta, quella che è di Dio. Abbiamo forse un rapporto egocentrico, cioè ci siamo noi e gli altri sono in riferimento a noi. Se ci servono, bene, se non ci servono li buttiamo, e magari ci fermiamo all'esterno, alla buccia, non guardiamo dentro, che dentro forse c'è una perla preziosa. Anche il contatto con la natura è così, e a volte si svuota il vero significato delle cose. Abituato a vivere sempre magari a contatto con le stesse cose, finiamo per abituarci e a non meravigliarsi anche di quello che il Signore ci dà. Nella tradizione biblica invece c'è un modo diverso di guardare le cose, le persone, le creature, perché le creature sono opera di Dio. Le cose non vanno usate come oggetti, ma vanno accolti come dono di Dio, che svela la sua presenza anche nelle cose più piccole. E le persone sono immagine di Dio, e quindi in ciascuna persona, uomo e donna, c'è l'impronta di Dio. Però noi riusciamo a cogliere la vera natura dell'uomo, delle persone o delle cose, se noi abbiamo un rapporto con Dio, un rapporto di riconoscenza, di conoscenza, e soprattutto riconosciamo la sua potenza, il suo modo di creare le cose e la sua paternità. E allora benediciamo il Signore perché ci dà queste cose. La benedizione è importante nella Bibbia, e gli ebrei benedicevano più volte al giorno il Signore. Anche altre religioni si benedice Dio, ma anche Dio benedice l'uomo, cioè dice bene di noi e ci promette amore, fedeltà, ci eleva a suo interlocutore, parla con noi. La Bibbia all'inizio proprio della Genesi ricorda che Dio parlava con Adamo, e quei sacerdoti di Aaron e i suoi figli
sono invitati a benedire il popolo di Israele con la formula che abbiamo ascoltato nella prima lettura e che è stata resa anche molto popolare con una piccola modifica da San Francesco d'Assisi. Ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere su di te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda la pace. Il volto è quello che esprime la persona. Un castigo bruttissimo per i bambini è quando la mamma non guarda questo bambino, il suo bambino, non lo guarda, perché il volto esprime la nostra presenza anche. Dio benedice e fa risplendere il suo volto su ciascuno di noi e lo fa nell'arco della storia, della creazione, ma lo fa anche in modo speciale proprio attraverso l'ultima grande benedizione piena e totale, quella di Gesù, del Figlio di Dio. Gesù però viene attraverso la collaborazione di Maria e Dio ricolma di grazia questa donna che ha accettato di essere collaboratrice della benedizione di Dio. E la benedizione di Aronne trova finalmente un posto, un'indicazione, una realizzazione piena e totale. E il dono più grande è proprio quello che Dio ci dona suo Figlio. È Lui la benedizione di Dio. E noi dobbiamo riconoscere che questo arriva da Dio. Riconoscere che il mondo è proprietà di Dio e noi ne siamo i collaboratori. San Paolo ci ricorda che Dio è Abba, noi la traduciamo con padre, in realtà è più giusto babbo. Il termine indica quindi anche un'intima relazione tra Dio e noi con Dio. Dio ci considera suoi figli e si comporta come un padre buono, un attento educatore, affettuoso compagno, e che vuole aiutarci a realizzare la pienezza della nostra vita e della nostra felicità. Dio è colui che fa brillare gli uomini, il suo volto, e ci benedice. Ma un padre anche più attento non può costringerci ad ascoltarlo, ci lascia liberi. A volte proprio nelle stesse famiglie, educate allo stesso modo, ci sono alcuni figli che prendono una strada e altri che ne prendono un'altra, chi la prende dritta e chi la prende storta. E Dio ci lascia liberi perché ci ha dato questo grande dono della libertà. Ma compito di ciascuno di noi è cercare di fare la volontà di Dio e di lasciarci modellare da Dio come un vaso che è modellato da chi lo fa, una creta che è morbida. E se noi siamo nelle mani di Dio, lasciamoci modellare da Lui, anche quando non riusciamo a capire. E come dice Gesù, che il vignaiolo pota la vite, è un momento di dolore, di sofferenza, e tutti noi ne abbiamo, però la vite perché porti molto più frutto. Così Dio, che sa il bene di ciascuno di noi, lo fa per renderci felici, è sicuro di ciascuno di noi. E questa felicità parte fin dall'inizio della nostra vita. E il nuovo anno è rappresentato proprio come un bambino che nasce e che cresce e che nel giro di poco tempo però invecchia e lo buttiamo. Affidiamoci proprio come bambini nelle mani di chi ci vuole bene, come un bimbo svezzato nelle braccia del suo padre, genitori. E tuffiamoci tra le braccia di Dio come di un papà e di una mamma. E Maria allora è il simbolo proprio di questo essere umano che si fida a Dio, un modello di come una sa accogliere la volontà di Dio, non con disinteresse, superficialità oppure con sopportazione. Maria è colei che collabora, anche se sempre non riesce a capire perché accadono certe cose, ma è una collaboratrice importante proprio nel piano e nel progetto di Dio. E Maria, dice il Vangelo, non dimentica, non fa scivolare le cose, dice medita tutto nel suo cuore. Meditare vuol dire, proprio nell'originale greco, vuol dire mettere insieme. Questa meditazione allora vuol dire cogliere il volere di Dio
E anche noi allora dobbiamo cercare di cogliere il volere di Dio su ciascuno di noi, anche all'inizio di questo nuovo anno che si apre con tanti auguri, nella speranza che sia migliore degli altri anni. Questo l'abbiamo sempre detto e speriamo che questo sia veramente migliore, però non dimentichiamo che ci sono molti uomini e donne in situazioni difficili e brutte, la cui felicità, la cui salute, la cui vita dipende anche molte volte da noi, e solo ogni tanto ci ricordiamo di queste persone, magari quando magari ce le fanno vedere, ma non è che quando non li vediamo in TV queste persone non ci sono. A tutte le persone che vagano per il mondo, sono 60 milioni nel giro nel mondo, che non hanno patria, non hanno un luogo, non hanno una casa, molti di questi poi hanno veramente problemi di malattia, di salute, e noi preoccupiamoci anche di loro, oltre che di preoccuparci anche di ciascuno di noi. Maria è vicina a tutti, è vicina a ciascuno di noi, ma è vicina anche e soprattutto a quelli che sono più nel bisogno e nelle difficoltà. Maria allora è la vera madre della pace, perché la pace dipende proprio dall'amore e dal rispetto delle persone. E allora, se ognuno di noi si comportasse alla maniera di Maria, noi saremmo dei veri costruttori di pace. E allora tutti cerchiamo di vivere da veri figli di Dio e ad essere protetti da una tenera madre come Maria. E ogni bambino, se è amato, cresce serenamente. Un giorno, racconta Madre Teresa di Calcutta, scoprì un piccolo bambino che aveva perduto tutta la sua felicità, la sua vivacità e addirittura il suo appetito, perché sua madre era morta. C'era però una suora che assomigliava a sua madre. Il bambino recuperava l'allegria e il gusto di mangiare solo quando la suora era al fianco. Gliela affidai, esonerando la suora dalle altre incombenze per alcuni giorni. Un altro episodio, un sacerdote a Natale aveva raccontato ai bambini riuniti nella cappella davanti al presepio che Gesù aveva una madre, Maria, e indicando le varie statuine c'era il bambino che era ancora coperto perché non era ancora Natale. A un certo punto un bambino sollevò la copertura del bambino e, riferendosi al bambino Gesù, disse: prestami tua madre almeno per una volta, perché lui aveva perso la madre.